I seggi sono stati aperti alle 6 del mattino negli stati della costa est. Gli statunitensi tornano al voto dopo 2 anni per rinnovare i 435 membri della Camera, un terzo di quelli del Senato e 26 governatori. Al di là dei candidati locali, questo è un referendum su Donald Trump, il presidente che a sorpresa 2 anni fa ha conquistato la Casa Bianca. L'America è di nuovo rispettata in tutto il mondo, i tempi in cui si approfittavano di noi sono finiti, così De Donald nell'ultimo comizio prima del voto a Fort Wayne in Indiana. Il tycoon si è speso moltissimo nella campagna elettorale, consapevole che da questo voto dipendono i restanti 2 anni di mandato. I primi seggi chiuderanno in Indiana e in Kentucky alla mezzanotte italiana e a seguire tutti gli altri, gli ultimi in Alaska alle 6 del mattino. Quando qui da noi l'orologio segnerà all'1 del mattino, si avranno i primi exit poll di un certo rilievo dopo la fine delle operazioni di voto in alcuni degli stati con le sfide più aperte, come la Florida e la Georgia. 33 milioni di americani hanno già votato per posta o attraverso il sistema del voto anticipato. I sondaggi danno avanti i democratici alla Camera, mentre al Senato dovrebbero confermarsi i repubblicani. Ma non è scontato che andrà così, viste le distanze minime e le previsioni completamente sbagliate dei sondaggisti 2 anni fa. E quanto inciderà poi una campagna elettorale sul filo della tensione? Ricordiamo le bombe spedite a esponenti democratici, l'attentato nella sinagoga di Pittsburgh, le battaglie di Trump contro la carovana di migranti e l'Iran. Le donne saranno decisive, probabilmente, visto il gran numero di candidate. Infine, nessuno parla delle presunte influenze della Russia, ammesso che ci siano state nel 2016, è ancora tutto da dimostrare. Oggi, hacker e cyber influencer di Mosca e dintorni sono in vacanza?